Buonasera, non sono una persona maleducata, ma a volte comincio i miei ragionamenti senza ringraziare chi mi ha invitato. E oggi sento la necessità di farlo proprio come primo atto, perché, come capita spesso, in qualche modo sono stata costretta, per conoscere meglio questa persona bellissima, a documentarmi, ed è stata una cosa piacevolissima. Posso dire, mi sento quasi anche un po' fuori luogo, però mi sento molto vicina a quella signora, perché ho un carattere che non mi avrebbe concesso, credo, di star zitta. E mi domando spesso come facessero le persone allora a tacere. Se le donne fossero meglio valorizzate, se conteggiassimo il lavoro di cura, se avessimo leggi, se. Mi vedete, io non sono più una ragazzina, sono un po' stanca di sé. Ho bisogno, un bisogno che sento sempre più concreto, di vedere cose concrete, non soltanto di sentire buoni propositi. Negli anni 60 c'è un'inversione di tendenza netta. Io ora qui non ho i dati, i numeri, ma se voi vedeste il tasso di partecipazione, il tasso di attività delle donne e degli uomini in quel periodo e poi tutta la serie storica, potreste vedere chiaramente come nell'immediato dopoguerra che cosa succede? Che le donne tornano a casa e allora la partecipazione scende, e scende fino a verso gli anni 60. Perché accade questo? Perché appunto qualcuno sosteneva, De Meo, che era il presidente dell'Istat, quindi non era poi una personetta da poco, sosteneva che il benessere economico faceva stare a casa le donne, a fare le madri. No? Perché l'inversione di tendenza? Perché arrivano e si affacciano sul mercato del lavoro quelle donne che si erano preparate, quelle donne che avevano studiato, quelle donne che assolutamente non vogliono fare soltanto le madri, ma vogliono anche andare a fianco ai maschi, così come erano state a fianco ai maschi nella guerra partigiana, e dare il loro contributo. Le donne entrano sul mercato, continuano a chiedere di entrare sul mercato, di lavorare, e allora sono loro che reggono l'andamento leggermente crescente, che quando cresce dell'occupazione, e sono anche loro che risentono attualmente della crisi. Io ho avuto la fortuna di entrare a lavorare all'Ansaldo e conoscere delle donne che ancora lavoravano sulle frese, sui piccoli torni automatici, quindi conoscere personalmente, che sono quelle che permettevano i rapporti tra fabbrica e quartiere, sono quelle che riescono a organizzare delle manifestazioni, ad esempio nel dicembre del 43, che dall'Ansaldo Artiglieria di Fegino vanno in piazza Pallavicini a bloccare, e che davanti sono le donne che fanno tutte le fucilazioni che sono state fatte. Però pensavo, Travasco, il Turchino, cosa avevano quelle persone? L'ultima cosa che li teneva vicini, quello che racconta Diodati, che potevano tenersi per mano con chi veniva fucilato insieme a loro. La crudeltà di quei signori è di lasciarla per ultima e non dargli neanche la possibilità di tenere la mano di qualcuno. Un particolare ringraziamento che io voglio fare al comune di Campomarone, al sindaco, al vice sindaco, alla sua giunta, che non si risparmiano mai su queste iniziative qua. E auspicherei che altri comuni, ma lo dico dal profondo della malata che io abito e che ha tutta una storia partigiana, nascessero queste iniziative qua.